Quanto deve essere profonda la biblioteca di un tolkieniano? È necessario aver letto proprio tutto di quest'autore, oppure ci si deve limitare solo alla lettura del Signore degli Anelli, l'Hobbit, il Silmarillion e magari qualche saggio importante? Salve a tutti, io sono Paolo Nardi, il redattore della casa editrice Fede Cultura. Sono un tolkieniano di ferro, un vero e proprio nerd, continuo ad accatastare libri su libri e varie edizioni di Tolkien. Suoi libri, sue opere, suoi saggi, suoi romanzi e non solo, anche saggi che lo riguardano, che sono usciti nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi, e che possono contribuire a svelare la profondità di questo autore. Quindi ho pensato di mostrare a tutti la mia collezione tolkieniana, che vi terrà impegnati per un po' se avrete la pazienza di arrivare fino alla fine. Quindi cominciamo. E cominciamo con l'edizione classica del Signore degli Anelli, quella della Rusconi del 1977. Questa è l'edizione del 1985 ed è attualmente proprietà di mia mamma, è quella a cui sono più legato perché è anche la prima che ho avuto per le mani per molti anni e che ho riletto più volte. E la traduzione è quella classica di Vittoria Aliata di Villafranca con l'editing di Quirino Principe. Devo dire che ancora oggi la copertina è molto suggestiva e non so neanche quanto possa venire a valere oggigiorno, visto che questa traduzione è stata ritirata dal mercato per volontà della stessa traduttrice dopo la nuova traduzione. Comunque all'epoca costava ben 30.000 lire. Poi abbiamo addirittura un'edizione del Signore degli Anelli dell'Euroclub Narrativa. Vi ricordate i club del libro di una volta? Ecco, questa era la loro edizione, sempre molto ponderosa. E bisogna ammettere che anche in questo caso la copertina era abbastanza suggestiva. Poi passiamo a tempi molto più recenti con questa edizione della Bompiani nella collana Vintage, quando la Bompiani faceva parte del gruppo Rizzoli e quindi ha potuto beneficiare di questa operazione dei libri vintage a basso costo. E anche questa è una edizione della trilogia, tutta riunita in un solo volume, in brochure molto economica, ma con una copertina abbastanza suggestiva. Una curiosità, alla fine del capitolo Molti incontri, in questa, come in molte altre edizioni, mancano delle righe. È un problema di lunga data che risale all'inizio degli anni 2000, quando cioè la Bompiani ha ereditato il catalogo della Rusconi e non si è accorta di aver omesso delle righe da questo capitolo e non le ha mai reintegrate, nonostante molte proteste, e l'ha fatto solo la Giunti quando il catalogo Bompiani è passato sotto la direzione della Giunti. Quindi anche in questo caso mancano le righe alla fine di questo capitolo, in quest'altra edizione Bompiani, che divide invece i vari libri, i tre libri del Signore degli Anelli in tre, in singoli volumi, che a me piacciono moltissimo perché hanno questa edizione con i bordi smussati, bombati, e presentano le copertine ideate dallo stesso Tolkien. Si tratta comunque di edizioni molto economiche. Abbiamo visto la Compagnia dell'Anello, qui invece vediamo le due torri e qui il ritorno del re, sempre con le immagini partorite da Tolkien nelle sue immaginarie sovraccoperte per le edizioni inglesi. E veniamo alla Pietra dello Scandalo, la nuova edizione con nuova traduzione del Signore degli Anelli ad opera di Ottavio Fatica, criticatissima. Ha dato origine a una serie di polemiche interminabili ancora oggi. Non torniamo sull'argomento, posso solo dirvi che per me la nuova traduzione è meglio della vecchia, per quanto io sia affezionato alla vecchia per ovvie ragioni sentimentali, però dal punto di vista stilistico Ottavio Fatica ha cercato di restituire a Tolkien ciò che era di Tolkien, cioè il suo stile, cosa che la vecchia traduzione non faceva appiattendo tutti i registri linguistici. Abbiamo visto la Compagnia dell'Anello, qui vediamo le due torri e possiamo vedere la discutibile scelta della sovraccoperta decisa dalla Bompiani.
Non si sa bene perché abbiano optato per queste foto della superficie lunare o di Marte, vai a sapere te che cosa sono. La situazione non migliora nemmeno con il ritorno del re, che continua con la sua idea di fare questa superficie sassosa, pietrosa, desertica. Sembra di essere veramente nel deserto dei Gobi. Se non altro, l'operazione della Bompiani ha incluso anche una nuova mappa della Terra di Mezzo. Non una semplice mappa, ma rifatta con i nomi aderenti alla traduzione. Perché una delle caratteristiche dell'edizione italiana è rifare la traduzione e lasciare la vecchia mappa con i nomi diversi, forse per risparmiare. Comunque, complimenti alla Bompiani che ha rifatto anche la nostra bella mappa della Terra di Mezzo. Qui passiamo all'arsenale pesante. Si tratta dell'edizione speciale illustrata da Alan Lee, grande illustratore tolkieniano che si è occupato anche del concept art della trilogia cinematografica di Peter Jackson. Si tratta di un volume veramente incredibile, con sovraccoperta, addirittura segnalibro. La traduzione è sempre quella classica, quella di Vittoria Aliata. Ed è esattamente tale quale a quella precedente, però è veramente fantastica. Unica pecca anche qui nel capitolo Molti incontri, mancano le righe finali. Si tratta di un gran brutto errore. Ai 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 Bompiani. Ciò non toglie che si tratti di un'edizione veramente fantastica, che per me rappresentava fino a poco tempo fa quella definitiva da avere. Cioè, leggere questa come prima edizione, secondo me, immerge ancora di più nell'universo creato da Tolkien. Cioè, guardate che meraviglia questa mappa della contea, senza dimenticare la super mappa pieghevole della Terra di Mezzo. Non so quanto possa venire oggigiorno questa edizione, visto che è stata ritirata dal mercato. Comunque io ce l'ho e me la tengo ben stretta. Ma se è stata ritirata dal mercato, è stata sostituita da questa nuova edizione appena uscita, l'edizione del Signore degli Anelli, illustrata da Alan Lee. Con la nuova traduzione di Ottavio Fatica, tanto criticata, tanto detestata, vi prego di non cominciare a dire ma i Ranger sono stati tradotti forestali, ma il puledro impennato è diventato il cavallino inalberato. Dal punto di vista editoriale è un'edizione assolutamente pazzesca, qua si può parlare proprio di pornografia editoriale. Non ha la sovraccoperta, ma la qualità è indubbia. Anche qui c'è il segnalibro e c'è la mappa pieghevole della Terra di Mezzo, rifatta, ritradotta, anche se questa volta non è attaccata al libro, ma è svolazzante all'interno. Qui i pezzi mancanti al capitolo Molti incontri ci sono stati reintegrati nella nuova traduzione, quindi brava Bompiani. Per il resto si tratta dello stesso fantastico libro dell'altra edizione, solo con la nuova traduzione. Passiamo quindi alla Hobbit e a questa edizione che è quella a cui sono maggiormente affezionato. Si tratta dell'edizione dell'Euroclub, sempre il club del libro, piuttosto vecchia degli anni 80 e è quella che ho letto per la prima volta a questa copertina con il drago Smaug che mi ha sempre affascinato moltissimo. In quarta di copertina c'era anche questa meravigliosa foto di Tolkien. Aveva le illustrazioni originali e la traduzione italiana, quella che traduceva Rivendell, poi diventata Gran Burrone, Forra Spaccata. E i troll erano i misteriosi uomini neri. Stessa traduzione, ma nell'edizione originale Adelphi, in questa ristampa economica. Con un'illustrazione di Tolkien in copertina, a dire il vero, abbastanza anonima. È talmente economica che le illustrazioni non sono nemmeno a colori. Il sottotitolo, La riconquista del tesoro, è assolutamente inventato da quella volta, perché in realtà tutti sanno che il sottotitolo dell'Hobbit è Andata e ritorno. C'è poi questa edizione economica della Bompiani che presenta le illustrazioni di Alan Lee. È in piccolo formato e presenta una nuova traduzione riveduta e corretta da parte della stessa traduttrice che si è occupata dell'Hobbit a fumetti. Il fatto che il sottotitolo sia Un viaggio inaspettato e non Andata e ritorno
la dice lunga sul fatto che hanno speculato sull'uscita della trilogia cinematografica di Peter Jackson. Sebbene economica e di piccolo formato, è comunque un'edizione che presenta sia schizzi a matita in bianco e nero, sia illustrazioni a colori. Che volete farci? Io amo Alan Lee. Troviamo anche la mappa delle terre selvagge disegnata dallo stesso Tolkien, anche se in questo caso rappresenta la brutta abitudine dell'editoria italiana di fare le cose a caso. Per esempio, il vecchio Bosco Atro è rimasto Bosco Atro, mentre nella nuova traduzione di questo libro si chiama Bosco Tetro, quindi è la vecchia mappa che non è stata rivista secondo la nuova traduzione. Poi abbiamo L'Hobbit annotato da Douglas Anderson. È l'edizione definitiva dell'Hobbit, con tutto un corredo di note e illustrazioni tratte dalle varie edizioni nei vari paesi. Qui la traduzione è quella nuova, quindi la stessa dell'edizione illustrata di Alan Lee. E in aggiunta c'è anche nell'appendice la cerca di Erebor, aggiunta dallo stesso Tolkien per inserire l'intera vicenda dell'Hobbit nel quadro più generale del Signore degli Anelli. Vediamo che il testo è al centro e poi nella colonna laterale ci sono le note. La stessa versione è stata portata in grande formato, che sostituisce una vecchia edizione sempre illustrata con la traduzione precedente. Quella io non la possiedo, però questa illustrata da Alan Lee è veramente fenomenale e si pone nel solco dell'edizione illustrata del Signore degli Anelli. Anche qui la qualità è indiscutibile con tanto di sovraccoperta. La qualità delle immagini su carta lucida non è nemmeno paragonabile a quella dell'edizione economica. Anche qui c'è la mappa delle terre selvagge, funestata dallo stesso problema dell'edizione in piccolo formato, cioè la traduzione è quella vecchia nonostante il testo riporti i nomi diversi. Da non sottovalutare la versione dello Hobbit a fumetti, che ormai credo sia irreperibile, realizzata da David Wenzel. Metto in guardia tutti perché ha un approccio testuale veramente forte. Quindi, se cercate un fumetto che parli per immagini ed esprima la sua poesia attraverso il disegno, beh, scordatevelo perché qua c'è l'intero testo dell'Hobbit in scala 1 a 1. E veniamo al Silmarillion in questa edizione Rusconi con questa copertina molto inquietante con Melkor Morgoth con i tre Silmaril sulla sua corona. Sebbene l'edizione italiana sia tradotta male e necessiterebbe di una nuova edizione, io a questa versione della Rusconi sono affezionato perché è la prima che ho avuto e possiede anche questa bella mappa pieghevole della Terra di Mezzo della prima e seconda era. Passiamo all'edizione Bompiani di qualche anno fa. Sempre con i bordi smussati, in questa edizione in cartoncino nero, che riguardano anche il Signore degli Anelli e l'Hobbit, che presenta una copertina con un disegno dello stesso Tolkien, molto Art Nouveau. Anche qui c'è la nostra bella mappetta. Il pezzo da 90 è l'edizione illustrata del Silmarillion, per le illustrazioni di Ted Nasmyth. Questa volta niente Alan Lee, la versione della Bompiani illustrata è curata da questo grande illustratore. Anche in questo caso si tratta di un libro editorialmente eccezionale con sovracoperta, illustrazione in quarta di copertina e illustrazioni in grande formato all'interno. Passando poi all'altra produzione di Tolkien, troviamo i racconti ritrovati sempre della Rusconi di fine anni 90. Con questa copertina meravigliosa possiamo vedere che il dorso del libro è consumato dall'esposizione alle intemperie ambientali, soprattutto al sole. Questa è la recente edizione Bompiani economica. Inutile dire che i racconti ritrovati, come i racconti perduti, sono i primi due volumi della History of Middle-earth, che si dice
sono stati tradotti talmente male in italiano che Christopher Tolkien, il figlio di Tolkien, ne ha bloccato poi il proseguo della pubblicazione. Ed ecco per l'appunto I racconti perduti, seconda parte di The Book of the Lost Tales, e la nuova edizione Bompiani, economica, sempre in cartoncino con i bordi smussati. Io non ho mai capito perché in Italia hanno chiamato questi due volumi i racconti prima ritrovati e poi perduti. Forse sarebbe stato meglio fare il contrario. E non possono mancare i racconti incompiuti invece, con altre storie della Terra di Mezzo, sempre in un'edizione Bompiani. E non potevo esimermi dall'acquistare anche questa nuova edizione, che nonostante sia economica, a me piace molto di più per la copertina con un'immagine dello stesso Tolkien. Passando alle pubblicazioni più recenti, come non citare I figli di Húrin. Questa è la prima edizione uscita nel 2007, illustrata da Alan Lee. Anche in questo caso, come dello Hobbit illustrato, si tratta di un'alternanza tra schizzi a matita e vere e proprie illustrazioni. Qui, per esempio, vediamo la città di Gondolin. I figli di Húrin è uscito anche in edizione economica, sempre Bompiani. Presenta le stesse illustrazioni, gli stessi disegni dell'altra edizione, però ha questa copertina con un elmo elfico. La caratteristica è che per risparmiare hanno inserito tutte le immagini a colori in un unico inserto di 8 pagine al centro del libro. Ed eccoci alle ultime pubblicazioni, Beren e Lúthien, uscito 3 anni fa, che presenta una impostazione praticamente uguale ai figli di Húrin, sempre per le illustrazioni di Alan Lee, disegni a matita e illustrazioni a colori. Qui, per esempio, possiamo vedere l'evoluzione della storia, così come elaborata Tolkien, e illustrazioni a colori a piena pagina. Qui possiamo vedere l'evoluzione della storia, visto che nelle prime bozze il Sauron era un gatto. 2018 esce La caduta di Gondolin, ultima opera curata da Christopher Tolkien, che riprende il modo di procedere dei Beren e Lúthien, cioè un racconto filologico che ricostruisce le varie genesi della storia raccontata da Tolkien attraverso la sua vita. E anche qui l'arte di Alan Lee parla da sola. Sono due volumi veramente gemelli, come possiamo vedere anche dalle quarte di copertina che riportano altre due illustrazioni di Lee. E qui veniamo alle lettere di Tolkien, che una volta erano uscite con il titolo di La realtà in trasparenza. Ora questa è una nuova edizione con una nuova traduzione che non esito a definire molto migliore rispetto alla realtà in trasparenza. In molti vogliono ancora La realtà in trasparenza, che è fuori catalogo da molti anni. Adesso c'è questa edizione tradotta da Lorenzo Gammarelli, molto bene, e espressione dell'Associazione Italiana Studi Tolkieniani. Aiuto, la sinistra ha messo le mani su Tolkien. Uscendo dal mondo della Terra di Mezzo, troviamo questo Il cacciatore di draghi, una delle opere migliori di Tolkien, a mio avviso. È un'edizione che presenta le illustrazioni di Pauline Baynes, l'unica illustratrice che ha potuto lavorare direttamente con Tolkien in vita. E si tratta di illustrazioni veramente carine perché simili all'arazzo di Baillet. Poi l'edizione economica di Roverandom, Le avventure di un cane alato, che Tolkien ha inventato da raccontare ai figli, che utilizza lo stesso espediente delle foto messe come inserto dentro il libro. L'edizione deluxe de Il fabbro di Wotton Mayor, illustrata sempre da Pauline Baynes, che io continuo a ritenere un'illustratrice eccezionale, e questa edizione fantastica delle lettere di Babbo Natale, che credo sia fuori catalogo, che racchiude tutti i disegni e le finte lettere scritte anche in alfabeto runico, che Tolkien scriveva ogni anno per
per i figli, raccontando le mirabolanti imprese di Babbo Natale e dei suoi aiutanti. Passando al Tolkien critico e studioso delle letterature medievali e nordiche, troviamo questo vecchissimo Il Medioevo e il Fantastico, che è uscito per la Luni quando io facevo l'università. Tra l'altro questa biblioteca medievale era diretta tra gli altri da Luigi Milone, che è stato mio professore di filologia romanza all'Università di Venezia. È un volume che racchiude i saggi più importanti del Tolkien saggista, quindi il Beowulf, Mostri critici, il saggio su come tradurre Beowulf, il saggio su Galvano, il Cavaliere Verde, e il suo saggio sulle fiabe. Ed ecco Sir Gawain e il Cavaliere Verde, con una bellissima copertina di John Howe e addirittura una postfazione di Franco Cardini, un classico del XIV secolo, e lo studio di Tolkien è ancora considerato una pietra miliare sull'argomento. Il fondamentale, il ritorno di Beortnot, figlio di Beortelm, cioè la riscrittura di Tolkien della battaglia di Maldon, che è stato analizzato da Wuming 4, un libro fondamentale perché rappresenta il primo gradino per una rivalutazione critica di Tolkien in Italia, un nuovo modo di approcciarsi alla materia libera dalle pastoie della destra tradizionalista. Tra l'altro dentro c'è anche un saggio di Tom Shippey, uno dei più importanti critici ed esegeti tolkieniani, filologo come lui, e qui vediamo l'edizione economica Bompiani. Poi la leggenda di Sigurd e Gudrun, che rappresenta uno dei tentativi di Tolkien di riscrivere il mito, una riscrittura da fan, un libro molto importante perché affronta uno dei nuclei della narrativa nordica, che prevede anche la presenza di un drago, il drago Fafnir, che è fondamentale per la realizzazione del drago Smaug. Si tratta della prima edizione e devo dire che è stata realizzata davvero molto bene. E ancora La caduta di Artù, un altro tentativo di riscrittura da parte di Tolkien del mito, in questo caso Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda. Una riscrittura che nelle sue intenzioni doveva liberare il sovrano famoso per la spada nella roccia e per la spada Excalibur da tutte le incrostazioni cristiane del Graal e restituirlo alla sua natura ed essenza barbarica tardo-antica. Anche questa sovraccoperta è assolutamente magnifica. E quindi la storia di Cullervo, che rappresenta una parentesi di Tolkien nella mitologia finnica del Kalevala. Curato da Verlin Flieger, questo libro non solo rappresenta la riscrittura del mito di Cullervo da parte di Tolkien, ma dimostra come Cullervo sia fondamentale per la realizzazione del personaggio di Turin Turambar del Silmarillion e dei figli di Urin. Poi in aggiunta c'è questa vecchia antologia di Tolkien nell'edizione Rusconi, che raggruppa capitoli provenienti da varie sue opere. Altra opera antologica è questo I popoli di Tolkien, a cura di Paolo Paron, della vecchia società tolkieniana italiana. Si tratta semplicemente di una trattazione dei vari popoli della Terra di Mezzo, prendendo i riferimenti provenienti dalle varie opere di Tolkien. Passando ai libri in lingua inglese, posseggo questa versione completa del Signore degli Anelli, con la copertina tratta da un disegno di Tolkien, anche questa corredata dalle consuete mappe della Terra di Mezzo. Da notare il meraviglioso frontespizio. C'è poi questa variante con la meravigliosa immagine tratta dal film di Peter Jackson dei Nazgûl che attraversano il fiume. È un'edizione super economica, ma che fa decisamente la sua figura. Dopo La Compagnia dell'Anello, qui troviamo Le Due Torri e quindi Il Ritorno del Re, sempre con immagini tratte dai film.
E qui invece, divisa in tre volumi, troviamo l'edizione illustrata da Alan Lee del Signore degli Anelli, diviso in tre libri. Qui infatti troviamo le due torri e infine il ritorno del re. Si tratta proprio della stessa edizione illustrata, solo che in versione economica è divisa in tre volumi. Passando all'Hobbit, posseggo questa edizione in piccolo formato che replica la copertina originale illustrata dallo stesso Tolkien. Si tratta proprio della sovracoperta originale. Poi cominciamo con una sfilza di edizioni economiche. C'è questa qui che riprende un disegno dello stesso Tolkien. Questa con la copertina del primo film della nuova trilogia dell'Hobbit di Peter Jackson. Questa che è del tutto uguale, ma ha la copertina tratta dalla Desolazione di Smaug in occasione dell'uscita del secondo film della nuova trilogia. E infine la copertina tratta dall'ultimo capitolo, la Battaglia delle Cinque Armate, anche se bisogna sottolineare che è leggermente più grande di dimensioni, che è in tutto e per tutto uguale all'edizione divisa in volumi del Signore degli Anelli, illustrata sempre da Alan Lee. E poi questa chicca incredibile, l'edizione facsimile dell'edizione dell'Hobbit del 1937, quella che in Italia non abbiamo mai visto perché aveva delle differenze che poi sono state eliminate dallo stesso Tolkien e modificate per renderlo più in linea con il Signore degli Anelli. Oltre al cofanetto rigido e alla sovraccoperta, che è quella disegnata dallo stesso Tolkien, la cosa curiosa è che nella patella di destra, quella in terza di copertina, troviamo la parola Dodson, con un pallino nero. È un refuso sulla prima edizione che è stato corretto a mano, perché questa è veramente l'edizione anastatica dell'epoca. A me piace veramente moltissimo. Poi, sempre in lingua inglese, veniamo al Silmarillion. In questa versione che riprende un'immagine di Tolkien, veramente suggestiva, e quindi l'edizione illustrata da Ted Nasmyth in versione economica, paragonabile alle altre due illustrate da Alan Lee, quelle del Signore degli Anelli e dell'Hobbit. Anche qui, per risparmiare immagini inserite in blocco come inserti e magari capovolte. Ma per un'edizione economica c'è poco da lamentarsi. E quindi l'edizione economica dei figli di Húrin, sempre illustrata da Alan Lee, quella che vediamo anche in italiano, ha le stesse identiche illustrazioni. Poi chiude questa carrellata in lingua originale, questa edizione in piccolo formato come quella dell'Hobbit di Roverandom, che è veramente deliziosa. Nulla di paragonabile alla tristissima edizione italiana. E quindi il terzo volume della History of Middle-earth. Ho solo questo, The Lays of Beleriand, e l'ho presa perché la copertina mi piace da impazzire con questo scontro tra l'elfo Fingolfin e il signore oscuro Morgoth. L'ultima acquisizione è questo recente The Unfinished Tales, i racconti incompiuti. In questa nuova straordinaria edizione che presenta le illustrazioni di Alan Lee, John Howe e Ted Nasmyth, sovracoperta e addirittura segnalibro. Io temo, ahimè, che in Italia non uscirà mai. Passando alle biografie, c'è la famosissima biografia di Carpenter, un must e ancora oggi la biografia di riferimento. Poi questa meno valida di Michael White. E poi quest'ultima appena uscita di Raymond Edwards, Tolkien, la biografia definitiva, un titolo forse un po' supponente. E poi i saggi internazionali, questo di Paul Cocker o Cocher, non ho mai capito come si dicesse, il maestro della Terra di Mezzo, ormai uscito da un bel po' di tempo, ancora prima della pubblicazione del Silmarillion, della History of Middle-earth, comunque molto valido. È fondamentale per l'evoluzione del personaggio di Aragorn. Poi questo fondamentale Tolkien, autore del secolo, di Tom Shippey, uno dei più grandi filologi, esegeti, interpreti dell'opera di Tolkien. Purtroppo la copertina italiana è abbastanza penosa. Sempre Shippey è autore di questo La via per la terra di mezzo,
Lo ha pubblicato la Marietti 1820, che ha portato in Italia moltissime opere. Qui possiamo vedere la mia copia che è rovinata dall'esposizione al sole. E si tratta di un libro fondamentale, uno dei saggi più belli e completi per capire Tolkien. Ed ecco l'altro capolavoro, Schegge di luce di Werling Flieger, sempre della Marietti. Logos e linguaggio nel mondo di Tolkien. È un saggio focalizzato essenzialmente sul Silmarillion e che racconta della progressiva frammentazione della luce che ha dato origine anche alla frammentazione delle lingue e dei popoli. Brian Rosbury, Tolkien, un fenomeno culturale, sempre della Marietti, anche questo imprescindibile per vedere come Tolkien si è affermato nella cultura della nostra società. Ancora la Marietti che ci ha regalato questo saggio sull'Hobbit di William Green. Si tratta di una bellissima, affascinante interpretazione dell'Hobbit con tematiche, personaggi letti anche in chiave psicologica. Il viaggio di Bilbo Baggins come viaggio verso la maturità e di scoperta del sé. Quindi, un'opera di vari autori, c'era una volta l'Hobbit, l'origine del Signore degli Anelli, sempre della Marietti, e qui si tratta veramente di una trattazione completissima su svariati, temi all'interno dello Hobbit. La reincarnazione degli Elfi e altri scritti, che presenta al suo interno testi dello stesso Tolkien, tratti da sue riflessioni, lettere, opere, per dimostrare come anche nel corso della sua vita Tolkien stesso abbia cambiato la sua opinione sugli elfi, sulla loro destinazione dopo la morte e la loro reincarnazione. Questo è un altro capolavoro. Tolkien e la Grande Guerra. La soglia della Terra di Mezzo di John Garth spiega che senza l'esperienza di Tolkien nella Prima Guerra Mondiale non avremmo avuto tutto quello che lui ha scritto. Sono molteplici i rimandi e le ispirazioni tratte dalla sua vicenda personale nella battaglia della Somme, che poi hanno ispirato la sua carriera di scrittore. Quindi due saggi della Bompiani, questo Lo Hobbit e la filosofia, e Patrick Curry, Tolkien, mito e modernità, che riflette anche e soprattutto sull'ecologismo di Tolkien e nella Terra di Mezzo. Poi Nobel Smith, la saggezza della contea, breve guida per una lunga vita felice. Niente di imprescindibile, una trattazione onesta e molto discontinua. Poi veniamo alla saggistica di casa nostra. Questo invito alla lettura di Tolkien di Emilia Lodigiani, ormai datato, pubblicato dalla Mursia, ma sempre bellissimo. Si tratta di un'opera imprescindibile che ormai è superata dall'avanzamento della critica, ma che è sempre fortemente raccomandato. L'anello che non tiene di Lucio Del Corso e Paolo Pecere, Tolkien fra letteratura e mistificazione della Minimum Fax, non è tutto dello stesso livello, i due autori non condividono la passione tolkieniana fino in fondo, però si tratta di un testo veramente interessante e importante perché suona come denuncia dell'appropriazione indebita fatta dalla destra fascista neofascista italiana di Tolkien negli anni 70, 80 e poi 90, cosa che l'ha bloccato e reso Tolkien una roba di destra e quindi da evitare. Alberto Mingardi e Carlo Stagnaro, La verità su Tolkien, perché non era fascista e neanche ambientalista, era un quaderno di Liberal che voleva dimostrare che in realtà Tolkien era un po' liberale. Non è malaccio alla fine, ma è abbastanza progredito rispetto alle solite interpretazioni tradizionaliste di destra all'italiana. Qui capolavoro, Difendere la Terra di Mezzo di Wu Ming 4, uno dei testi che ha cambiato completamente il modo di intendere Tolkien in Italia. Ormai del 2013, l'ho letto quando è uscito, è stato veramente un evento importante. Un testo fondamentale, uno dei migliori mai usciti nel nostro paese, tra l'altro con un saggio di Tom Shippey. E qui c'è la nuova edizione, sempre pubblicata dalla Odoia, che non potevo veramente fare a meno di comprare. Sempre Wu Ming 4, membro del collettivo di scrittori Wu Ming, ha proseguito il discorso intrapreso con questo Il Fabbro di Oxford, scritto interventi su Tolkien. Anche qui si tratta di vari interventi, lezioni, presentazioni e recensioni.
Credo di metterlo a livello di difendere la terra di mezzo. Insieme vanno a costituire un unicum imprescindibile. Altro capolavoro, Santi Pagani nella terra di mezzo di Tolkien, pubblicati dalle edizioni Studio Domenicano, a firma di Claudio Antonio Testi. Si tratta di un'altra pietra miliare nella storia editoriale di Tolkien in Italia, perché è il testo che dimostra che Tolkien è pagano proprio perché è cristiano e di più, è pagano proprio perché è cattolico e quindi aperto a tutte le suggestioni provenienti dal mondo pagano. Poi sempre della Marietti e Tolkien e la filosofia, sono vari interventi di vari autori molto noti, Shippi, Manni, La Flieger, Antonio Mondo, Wuming 4, anche qui si tratta degli atti di un convegno tenuto ormai una decina di anni fa. Veramente valido. Altro capolavoro, La falce spezzata, morte e immortalità in J.R.R. Tolkien, pubblicato sempre dalla Marietti. Morte e immortalità, le tematiche più importanti, a detta dello stesso Tolkien, all'interno del Signore degli Anelli. Anche questo un libro che ha dimostrato che anche in Italia è possibile fare saggistica tolkieniana di assoluta grandezza. Etere Edizioni ha poi pubblicato due titoli a proposito di Tolkien e i classici, cioè i rapporti di Tolkien con tutti i classici della narrativa. Questo è il secondo volume e quello che è importante sottolineare è che non sempre Tolkien conosceva gli autori di cui si parla in questo libro. A volte si tratta di collegamenti solo immaginari, speculativi. Questo ponderosissimo introduzione a Tolkien a cura di Franco Manni. Ancora atti di un convegno, in questo caso All'ombra del Signore degli Anelli, le opere minori di J.R.R. Tolkien, che riunisce delle presentazioni dei saggi a proposito delle opere minori, quindi non il Silmarillion, non l'Hobbit, non il Signore degli Anelli. Veramente fantastico. La generazione perduta, che torna ancora sul tema della Prima Guerra Mondiale, J.R.R. Tolkien e l'esperienza degli autori inglesi nel primo conflitto mondiale. Sono vari autori e riprende quello che racconta Garth in Tolkien e la Grande Guerra. Qui c'è il piccolo riscrivere la leggenda di Valéry Morisi, Tolkien e il medievalismo di Sigurd e Gudrun. Prende proprio la riscrittura del mito fatta da Tolkien del mito norreno, la coniuga all'interno della sua produzione di narratore anche alla luce della sua fede, del tentativo di riscrivere il mito inserendolo in un contesto più ampio e più in linea con la sua visione del mondo. E poi Tolkien e la musica, Fabrizio Giosuè con Tolkien Rocks, viaggio musicale nella Terra di Mezzo, un bellissimo libro che ci spiega come Tolkien è stato alla base della musica rock, quindi dei Led Zeppelin, dei Black Sabbath e poi oltre che del prog anche dell'hard rock e del metal con dissertazioni di vario tipo su album, copertine, canzoni, dai Blind Guardian ai Summoning e tutto quel mondo power black metal che a me piace tanto. E Stefano Giorgiani ha fatto anche meglio con questo J.R.R. Tolkien, Il Signore del Metallo, l'immaginario tolkieniano nel panorama heavy metal dal black al power. Qua troviamo un Nazgûl che suona la chitarra elettrica. Un testo veramente da impazzire se vi piace il genere. La Biblioteca di Bilbo di Roberto Arduini, Cecilia Barella e Saverio Simonelli, un agile libretto che presenta percorsi di lettura tolkieniani nei libri per ragazzi, quindi Tolkien, ma anche una serie di altri autori che ne riprendono personaggi, temi e problematiche. Questo Tolkien, Il Signore della Fantasia di Andrea Monda e Saverio Simonelli, risale all'inizio degli anni 2000, in concomitanza con l'uscita della trilogia cinematografica di Peter Jackson. Presenta una lettura confessionale, quindi cristiana, dell'opera di Tolkien, ma è veramente molto valido. Sempre di Andrea Monda e Saverio Simonelli, questo Gli Anelli della Fantasia. Un viaggio ai confini dell'universo di Tolkien che allarga lo sguardo da Tolkien anche a quegli autori che l'hanno continuato, come Ursula Le Guin,
e Neil Gaiman, e affrontando anche autori sempre cristiani come Michelende, autore della Storia Infinita. Andrea Monda ha poi realizzato L'anello e la croce, significato teologico del Signore degli Anelli. Anche qui si tratta di una lettura confessionale dell'opera di Tolkien e del Signore degli Anelli. È una tendenza piuttosto in voga in certi ambienti. Io non la condivido, però Andrea Monda in questo caso sa sempre quello che scrive ed è molto valido. Poi Tolkien, il mito e la grazia di Paolo Gulisano, titolo abbastanza famoso, che non solo ha una lettura confessionale cristiana dell'opera di Tolkien, ma ne fa anche una lettura di tipo chestertoniano in linea con gli interessi dell'autore. Che comunque io devo ringraziare perché ha scritto la prefazione al mio libro Leggiamo insieme Il Signore degli Anelli. Gulisano ha poi realizzato questa piccola mappa del Silmarillion con le illustrazioni di Luca Michelucci per la Rusconi. Luca Michelucci è l'autore delle copertine di fine anni 90, secondo me era molto valido. Come si può vedere, c'era il libretto da una parte e poi la mappa illustrata dall'altra. Era veramente suggestiva, eh. Stesso discorso vale per la mappa della Terra di Mezzo di Tolkien, sempre testi di Paolo Gulisano e illustrazioni di Luca Michelucci, anche se qui la copertina è molto più scialba in questa edizione Bompiani. Il principio è lo stesso anche all'interno, testo da una parte e poi mappa apribile dall'altra. Gulisano ha terminato la sua personale trilogia delle mappe con questo La mappa dell'Hobbit, anche se in questo caso, oltre ai suoi testi, c'è la mappa realizzata da questa Elena Vanin e devo dire che in questo caso mi piace di meno. Il testo è molto più lungo e secondo me valido per come affronta l'intero romanzo L'Hobbit. Le illustrazioni riprendono un po' quelle di Michelucci, ma... Sulla scorta della trilogia dell'Hobbit di Peter Jackson è uscito anche questo Hobbitologia che presenta tra gli altri proprio testi di Paolo Gulisano e anche di Silvana De Mari su varie tematiche del romanzo L'Hobbit. Ma è sorvolabile. Questo invece è un libro assolutamente unico nel suo genere. Guida per viaggiatori nella Terra di Mezzo di Roberto Fontana. Si tratta di un'ipotetica guida turistica per viaggiatori che girano per la Terra di Mezzo, tratta tutta dalle opere di Tolkien. È una cosa pazzesca, ma per un fan vi assicuro che riveste molti spunti interessanti. Il fuoco segreto di Stratford Caldecott, chestertoniano di ferro, che fa un libro su Tolkien tutto allegorico. Ogni figura, ogni situazione che si ritrova nel Signore degli Anelli rimanda a un particolare biblico della tradizione patristica e della dogmatica cattolica. È una lettura assolutamente univoca che nega ogni altra possibile interpretazione. A chi cerca dei libri apologetici e confessionali, io lo consiglio spassionatamente, e invece invito tutti gli altri a starne alla larga. La Società della Contea di Luca Fumagalli, un libro molto recente, Appunti sulla filosofia politica di J.R.R. Tolkien. È un ragionamento, sì, di filosofia politica, ma anche di aspetti sociali, di bene comune, dottrina sociale della Chiesa. E incredibilmente, per un libro del genere, Fumagalli è aperto anche al dibattito internazionale con delle citazioni che altri saggi italiani non fanno. Albero di Tolkien rappresenta il perfetto esempio di come non si debba fare saggistica tolkieniana. A cura di Gianfranco De Turris è una miscellanea di articoli e saggi scritti da esponenti del suo mondo culturale di riferimento, cioè quello della destra evoliana, Fusco, Passaro, lo stesso De Turris, tutti basati sulla lettura simbolista di Tolkien e sulla tripartizione della società di Dumezil. I cardini della lettura di destra, totalmente autoreferenziale e del tutto avulsa dal dibattito internazionale. Uno sguardo fino al mare, bellissima copertina presa da Tolkien. È una miscellanea della casa editrice Il Cerchio, assolutamente confessionale. Stessa cosa per Le radici profonde, Tolkien e le sacre scritture.
Qui la prefazione di Andrea Monda e quindi già si capisce che si tratta di una lettura religiosa. Sempre il cerchio, la compagnia, l'anello e il potere. Altra miscellanea di testi di vari autori, c'è De Turris, Gulisano, Chiara Neirotti, Morganti, sempre una lettura tra il religioso e la destra, comunque Tolkien, cantore della tradizione. Il dizionario dell'universo di Tolkien, ecco, questa a mio avviso rappresenta una occasione mancata. Si tratta di una specie di dizionario antologico, tra l'altro illustrato, molto carino, che riunisce personaggi, situazioni, episodi tratti dall'opera di Tolkien. Purtroppo è ampiamente imperfetto e non tiene conto della pubblicazione della History of Middle-earth. È un peccato perché dentro ha un aspetto grafico veramente accattivante. Ne hanno fatto anche una nuova edizione e non so se ci siano ancora le illustrazioni. Poi veniamo a un altro degli esempi di come non fare saggistica tolkieniana. L'ha scritto Isacco Tacconi e la Compagnia della Croce. È una lettura che non solo è religiosa, quindi cattolica dell'opera di Tolkien, ma è una lettura che unisce la tradizione e il sedevacantismo. Quindi Tacconi, che è un sedevacantista lui stesso, vuole appiccicare a Tolkien e alla sua opera una critica alla Chiesa di oggi, come se Tolkien avesse già previsto il Concilio Vaticano II. E passiamo ai libri sul Tolkien artista, disegnatore, illustratore, pittore dei suoi stessi lavori. E cominciamo con questo Tolkien Immagini di grande formato, ormai fuori catalogo, che racchiude tutte le illustrazioni fatte da Tolkien. Il grande formato ne fa davvero un'opera irrinunciabile. Ci sono addirittura gli oggetti metanarrativi costruiti da Tolkien stesso, come il libro di Mazarbul o gli emblemi delle casate araldiche elfiche. Poi il bellissimo L'arte dell'Hobbit, che riunisce tutto il corredo di illustrazioni che Tolkien ha fatto per la pubblicazione del suo primo romanzo. Scusate se mi ripeto, se dico che queste opere sono bellissime, ma la penso veramente così, anche perché un libro del genere ha una qualità editoriale mostruosa, con tanto di custodia rigida e poi rilegatura cartonata. Anche qui illustrazioni e testi che spiegano il tutto. Il volume gemello è questo, The Art of the Lord of the Rings, L'arte del Signore degli Anelli, mai uscito in italiano. Non so perché, probabilmente avranno pensato che gli italiani non comprano roba del genere. Anche qui custodia rigida e rilegatura cartonata. Testo e immagini, con tonnellate di bozzetti preparati da Tolkien per spiegare cosa stava creando. Ovviamente tonnellate di mappe. A spiegare l'arte tolkieniana ci pensa questo libro di Roberta Tosi, L'arte di Tolkien, colori, visioni, suggestioni dal creatore della Terra di Mezzo. Un volume a dir poco scientifico, curatissimo e completo su tutta la produzione artistica di questo autore. Non mancano neanche delle puntate sugli autori di riferimento che possono aver fornito uno spunto a Tolkien come artista. E veniamo al recentissimo Tolkien i tesori, che riunisce tutte le opere artistiche del professore, schizzi, disegni, acquerelli che nel corso della sua vita ha prodotto, mettendoli insieme anche a dei reperti di vita. Quindi di vita universitaria, di vita familiare. E non è che la versione light di questo volumazzo cartonato Tolkien, il creatore della Terra di Mezzo. La curatrice è la stessa, Catherine McIlwain, e si tratta di un catalogo della mostra realizzata ad Oxford, contenente reperti provenienti dalla Bodleian Library. Racchiude addirittura le illustrazioni e i disegni che Tolkien faceva sulla carta dei giornali e che poi, nel suo sforzo onnicomprensivo per la creazione del Silmarillion, sono finite per essere concepite come esempi dell'arte elfica. Le foto private e anche le possibili connessioni con gli artisti dell'epoca ne fanno il libro definitivo che bisogna avere per capire il Tolkien artista.
L'arte tolkieniana riguarda anche molti altri autori come Alan Lee, che abbiamo già visto autore di molte opere illustrate di Tolkien. In questo caso qui troviamo gli schizzi e i bozzetti che Lee ha realizzato per le sue opere e per i film di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli. Un'opera bellissima che purtroppo è tradotta da Cani. Si prosegue con The Hobbit Sketchbook, sempre di Alan Lee, adesso è uscito anche in italiano. Io l'ho comprato direttamente a Londra quando non esisteva. Di fatto è la seconda parte dell'opera di Lee, degli Schizzi e Bozzetti, quindi si può mettere tranquillamente insieme a quello sul Signore degli Anelli. Io ho comprato l'edizione addirittura firmata da Lee. L'altro grande illustratore tolkieniano che ha curato i film di Peter Jackson è John Howe. In questo caso ha realizzato la guida ai luoghi della Terra di Mezzo. Schizzi, bozzetti, disegni da casa Baggins a Mordor. Anche in questo caso si tratta di un'opera imperdibile. Una chicca è questa edizione pop-up dell'Hobbit, illustrata da John Howe. Non si tratta della riproposizione di tutto il romanzo, ma di una serie di quadretti a livello pop-up che vengono fuori dalla pagina. È veramente una chicca. Qua e là vengono fuori anche dei testi e spuntano dalla porta degli stregoni. Sempre John Howe realizza delle mappe della Terra di Mezzo per i testi di Brian Sibley di questo libro con la custode in cartoncino. In realtà i libri dentro sono due, uno di testi e l'altro di mappe. Middle-earth Envisioned, un librone che spiega come l'Hobbit e il Signore degli Anelli di Tolkien siano stati portati sul piccolo schermo, sul grande schermo, sul palcoscenico e in svariati altri medium come i giochi di ruolo, i Lego, le costruzioni, insomma, c'è veramente tutto se siete dei nerd. Ancora Alan Lee realizza le illustrazioni di questo L'Anello di Tolkien con testi di David Day. Si tratta di tutte le leggende a cui ha attinto Tolkien per la realizzazione del suo capolavoro e del suo leggendarium. Ovviamente è fuori catalogo, ma io lo possiedo anche in edizione originale inglese. Passando poi ai prodotti legati all'uscita della prima trilogia cinematografica del Signore degli Anelli di Peter Jackson, troviamo questo speciale di Chuck, che era uscito come supplemento, che era una guida ai due film usciti fino a quel momento, La Compagnia dell'Anello e le Due Torri. È un libro meraviglioso che affrontava anche tutti i vari personaggi della saga in maniera molto competente. L'anno dopo, quando è uscito Il Ritorno del Re, è uscito questo Tutti i segreti dell'anello, che riprendeva in parte la pubblicazione dell'anno prima, sempre uscito con Chuck. In realtà era meno valido del precedente, però tutto sommato ci sta. Questo The Art of the Lord of the Rings di Gary Russell contiene tutta quella produzione di schizzi, bozzetti, immagini, concept art legati alla trilogia cinematografica di Peter Jackson, quindi non foto degli attori del film, ma solo la produzione artistica. Veramente bellissimo, forse esiste anche in italiano, però è fuori catalogo da lungo tempo. In aggiunta mi ero comprato anche questo piccolo inserto che avevo trovato in montagna, in edicola, legato ai luoghi dell'anello, dove vengono proprio passati in rassegna tutti i luoghi che troviamo nella trilogia cinematografica del Signore degli Anelli. Bah, è sorvolabile. Passando all'Hobbit, sì, so che l'Hobbit non vale il Signore degli Anelli, che tutti voi lo odiate, comunque io ci sono affezionato. Questo è il libro ufficiale del primo film, Un viaggio inaspettato, curato da Brian Sibley. Quindi quello sulla desolazione di Smaug e infine la battaglia delle cinque armate. Quello che veramente mi fa uscire di testa dell'Hobbit è la produzione di questi sei libri delle cronache dal set. Qui dentro c'è veramente di tutto, anche a livello di concept, schizzi, bozzetti, attori, interpretazioni, spiegazioni. Qui si capisce che veramente dietro a un film c'è un processo creativo incredibile.
Anche se poi magari il film non riesce perfettamente. C'è una versione gigante della mappa di Tror, addirittura con le rune naniche che si illuminano al buio, e una copia conforme del contratto stipulato da Bilbo Baggins e i nani. Questo è il secondo volume legato al primo film, Un viaggio inaspettato. Addirittura c'è una tavola dei personaggi in scala di altezza. Il terzo volume, quello sulla desolazione di Smaug. Se siete fan del governatore della città del lago, qui trovate la riproduzione del suo ritratto. Il quarto volume, sempre riguardante la desolazione di Smaug. Il quinto, sulla battaglia delle cinque armate o dei cinque eserciti, e il sesto, che c'è solo in inglese. Io l'ho comprato in inglese, in italiano credo non sia mai uscito. Tipico dell'Italia: finito un film, basta spolparlo, ha avuto meno successo, non pensiamoci nemmeno più. Per i fanatici di strategia militare, qui c'è anche una mappa della battaglia. Passando poi al versante digitale, quindi agli ebook che ormai sono fondamentali nel mercato editoriale di oggi, troviamo L'eroe imperfetto di Wu Ming 4, che tra i vari temi trattati parla proprio del Signore degli Anelli in maniera molto approfondita e soprattutto riguardo alle figure femminili. Ecco, proprio a questo libro devo molto perché mi è servito come fonte di ispirazione e anche fonte autorevole di consultazione per la stesura del mio libro. Leggiamo insieme Il Signore degli Anelli. Quindi c'è Gli Hobbit visti da Tolkien di Ivan Cossolo, che rientra nella categoria dei libri confessionali che quindi leggono Tolkien in maniera religiosa sulla scia tracciata da Andrea Monda in Italia. Non a caso Andrea Monda scrive la prefazione. Quindi ancora Ivan Cossolo, questa volta con Gandalf visto da Tolkien. E stesse coordinate, quindi una lettura confessionale, religiosa, cristiana di Gandalf visto nella sua qualità di figura angelica, soprattutto di angelo custode. In questo caso la prefazione è scritta da Paolo Gulisano. E proprio Andrea Monda lo troviamo in questo A proposito degli Hobbit. Qui si tratta sempre di una lettura religiosa, però fatta sempre in maniera molto competente. E invece in lingua inglese troviamo questo The History of the Hobbit di John Ratcliffe, che racchiude tutta la storia, la genesi e la storia editoriale dello Hobbit, così come è stato realizzato nelle sue varie fasi. Un libro veramente completissimo che in italiano non esiste. Quindi Eroi e mostri di Alessandro Dal Lago, che è tutto teso a dimostrare che Tolkien è un autore facilone che propina un fantasy per famiglie e boccaloni che senza arte né parte. E la cosa bella è che Dal Lago disprezza Tolkien, ma allo stesso tempo lo critica senza citare il testo o i personaggi, va avanti per luoghi comuni, di fatto demolendo decenni di recente saggistica. Ancora Wu Ming 4, Stella del Mattino, in questo caso non un saggio basato su Tolkien, ma un romanzo incentrato sulla figura di Lawrence d'Arabia e come egli abbia cambiato la vita di molti altri giovani intellettuali di Oxford, tra cui Tolkien. E qui Tolkien è un personaggio all'interno della storia, un personaggio da romanzo. Ed eccoci qui, se avete avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto, se non siete stremati e annoiati dalla mia lunga esposizione, vi ringrazio per avermi sopportato e supportato. Mi raccomando, comprate libri di Tolkien e lasciate che la vostra fantasia viaggi.